Oh, la porta Santa Maria è la porta che diciamo è in costruzione, vero? Oh, e questa veramente devo dire che sarà un'opera fatta bene e da apprezzare. Possiamo dire intanto la zona, è Sì, poco dopo, il Palazzo Crispo, tale davanti alle cosenza, scuole ecco, elementari in sì, Piazza Marconi. ecco. Tra il palazzo di Tiberio Crispo Farnese. Ora, ecco, dove finisce questo palazzo? Là c'era un cancello di legno e si entrava appunto nei magazzini del Monopolio di Stato. Lì aprite quel cancello e via, dico, a fianco del palazzo di Tiberio Crispo, arriviamo a questo spiazzo che praticamente sta sulla rupe, vero? Oh, però qui tu hai detto era Porta Santa Maria, Sì. c'era una porta per accedere alla Certo, città, sì, ma... però non capisco dove perché lì c'è un dirupo poi lì sotto, come facevano ad entrarci No, no, è e uscire? sotto gli archi, e dopo sono stati fatti gli archi, eccetera, eccetera. Nel 1343 L'ha il vista sta capitano porta. del popolo Matteo Orsini, vero, ne ordinò la chiusura perché la riteneva di facile accesso. Oh, successivamente, invece, nel 1500 venne riaperta, ma nel 1562 venne definitivamente chiusa e addirittura nello spazio, quindi siamo leggermente più su come porta, vero? Venne concesso alle monache di San Bernardino, vero? Per costruirci la chiesa. Ah, ecco. Quindi idealmente dove la dobbiamo vedere questa vecchia porta? Al di là del palazzo Crispo, invece attualmente è al di qua. Quindi questa specie di pozzo di San Patrizio in miniatura sarà appunto l'accesso di questa scala. Ecco, Le vedete? Questa è la scale scala a che ho, chiocci. cioè che scende fino a È un praticamente, lavorone. poi da là si va a finire su quella loggia di cemento, vedete? Loggia che però è coperta da una muraglia di tufo, insomma, no? Poi si imbocca questo corridoio, c'è Ma un'altra bello! scala a chiocciola molto bella. Vedete? È veramente un Eh sì, lavoro eh sì. fatto bene. Sì, Certo. anche perché vedete dove ci porta? Ci porta al complesso archeologico di Carnicella. Vedete quei, diciamo, no? Ecco, quelle coperture in ferro, eccetera, si vedono, sono state fatte appunto per riparare gli scavi archeologici. Quindi quella ci porta proprio, Dentro. ci porta proprio là a 100 metri. Bisogna fare un plauso a chi ha Eh avuto sì, questa è idea stata bellissima. bellissima. Quindi tra poco c'è l'inaugurazione. Certo, e lì ci andrò volentieri se mi inviteranno perché, come ripeto, lo ritengo veramente bello.